Riccardo, sabato sera contro Tortona si è completata questa stagione regolare straordinaria della BCC, ma la favola continua. Sì, continua pure se ovviamente è un secondo posto strepitoso, perché avevamo iniziato sì benissimo l'annata, però la nostra continuità poi ci ha permesso di ambire a un traguardo che definirei forse storico per Agropoli. Ecco, analizzando andata e ritorno, la BCC è stata sicuramente la squadra più costante, sei d'accordo? Sì, anche perché avevamo fatto un gran girone di andata e sai, Quindi magari era difficile era riconfermarsi. difficile riconfermarsi, invece abbiamo fatto addirittura più punti nel girone di ritorno, se non sbaglio, quindi veramente contenti e soddisfatti. Quando hai capito realmente nel corso della stagione che questa squadra poteva ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza? Ma guarda, dopo il 4 su 4 all'inizio, dopo le prime 4, lì ci siamo resi conto che, insomma, che non era fortuna, non era stato un caso. Ci sentivamo, ti dico, giornata dopo giornata, comunque sempre più consapevoli della nostra forza. Ecco, guardare la classifica potrebbe sembrare un incrocio abbastanza facile il primo turno. Agropoli, però poi se leggiamo il nome, Bologna, insomma, è una sfida che comunque è difficile, che mette i brividi. Sì, mette i brividi, hai detto bene. Ma no, non scherziamo, nel senso Bologna è arrivata settima per una serie di cose. Mi è sembrato anche che non abbia mai forzato durante l'anno, insomma, per arrivare per forza nei primi posti. Per noi è un accoppiamento veramente bello, insomma, molto affascinante, però allo stesso tempo veramente difficile. Invitiamo i tifosi a venire al Palamangano perché purtroppo non si giocherà nella nostra struttura. Sì, è un peccato veramente, infatti i tifosi ci dovranno seguire a scafati. Insomma, la struttura è bella e speriamo che ci seguano in massa. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao a tutti.